Quando una partita importante finisce, il campo si divide in due. Chi vince festeggia, chi perde piange. Il 13 maggio del 1992, fra Torino e Ajax, finì 0-0. Ma fu davvero una partita perfetta? Certo non lo fu per i giocatori del Torino, che non riuscirono a riprendersi quel pezzo di gioia che nella loro storia troppe volte il destino aveva negato. Credo che esiste solo in una società al mondo che perde delle finali così. Questo qua è il Torino, siamo maledetti, non so cosa dire. Siamo maledetti, non so cosa dire. Ecco, queste parole quel giorno di Roberto mi fecero veramente male, me lo ricordo benissimo. Questi punti, se voi andate a vedere a Torino, 49 tragedia di Superga, 67 Gigi Meroni, 76 Giorgio Ferrini, 97 demolizione di Filadelfia, 2005 il fallimento, nel 2010 questa divisione tra tifosi, quindi sta creando una situazione difficile, 2011 il crollo della lapide a Superga, una cosa bruttissima, un segnale, una cosa... È una città che probabilmente è ostile, il Torino è ostile, Torino è una città molto particolare. E allora sono andato a prendere questo filmato per... Sto cercando anche di fare in modo che voi di sdrammatizzare, ma chi ci crede in queste cose ci crede. Nella fine di questo filmato le due parole che vengono dette mi fanno rabbrividire. Quindi andiamo a vedere questa città strana, quantomeno. Piazza Statuto è considerato il centro della magia nera di Torino. Diversi simboli fanno di questa piazza un luogo di suggestioni misteriose e luciferine. È stata costruita su un'antica necropoli romana e nel Medioevo fu la sede della forca. Simbolo di queste strane suggestioni è il monumento del Freioso. Si tratta di un omaggio ai minatori caduti nello scavo del tunnel transalpino. Al di sopra dei loro corpi si erge la figura di un angelo. Ma per chi crede nell'occulto, si tratterebbe di Lucifero, l'angelo più bello, che volge le spalle al tramonto, alla notte, e fronteggia, sfidandolo, l'arrivo del sole. A pochi metri di distanza, la guglia Beccaria, in origine progettata per indicare il meridiano che si riteneva passasse per la piazza, nella credenza popolare sarebbe un magnete che attirerebbe energia negativa. Strane alchimie che a Torino sembrano naturali. Una delle maggiori attrazioni in città è il Museo Egizio, al cui interno le mummie dei faraoni attendono, secondo l'antica credenza, il ritorno delle loro anime. Il mistero della città si infittisce nell'intrico di tunnel sotterranei che la attraversano, vero spazio nascosto, misterioso e in parte ancora inesplorato, al di sotto di un tessuto sociale che alimenta le sue leggende con racconti da brivido. La città di Torino era per me un enigma, ma dalla storia della salvezza sappiamo che laddove ci sono i santi entra anche un altro che non si presenta con il suo nome. Si chiama il principe di questo mondo, il demonio. Sono parole di Papa Giovanni Paolo II. Nel 1998 è a Torino per rendere omaggio all'altra faccia della città, la Torino bianca, non meno misteriosa. La sindone, il lenzuolo di lino che avrebbe avvolto il corpo di Cristo, ne è il massimo simbolo. Minacciata da un terribile incendio nel 1997, fu portata miracolosamente in salvo in una spettacolare azione eroica ed è oggi nuovamente custodita nella Cappella del Guarini, dietro Piazza Castello. Poco oltre, alla Gran Madre di Dio, la leggenda vuole che la statua della fede indichi con lo sguardo il luogo dove sarebbe custodita la coppa utilizzata per raccogliere il sangue di Cristo, il Sacro Graal. Sarebbe l'ultima incredibile suggestione per una città che non si stupisce di nulla, che ha conosciuto Don Bosco e Cagliostro in un'alchimia magica tra nero e bianco. Qualche anno fa, così ha detto il cardinale Josef Ratzinger, parlando di Torino, la luce splende dove il buio è fitto. Avete capito? Tra il nero e il bianco. Puntino finale di questa di sicuro scioccante. Durante questo filmato nessuno ha cambiato canale perché tutti i tifosi avevano entrambe le mani impegnate. Quindi io dico, allora io dico, lottiamo contro veramente tutto perché non è possibile che solo al Torino e i sei punti che vi ho elencato
e badate bene, ne ho messi sei, il settimo secondo l'ha detto al fondo di questa città, bianco e nera, voglio dire, c'è qualcosa. Ma parliamo di qualcosa di più, un po' più coso, ma voglio dire, Maurizio, alla fine di tutta la fiera, dove arriviamo? Qual è il punto finale? Il punto finale è che dobbiamo far quadrato tutti quanti insieme, perché tanto, voglio dire, continuare a contestare, a criticare non ci porta a nulla. È legittima la critica ed è giusta dopo tutto quello che è successo. Però la dimostrazione d'affetto ci deve essere sabato riempendo lo stadio, così come ha fatto il Varese in un'occasione importante. Anche se sono in decremento gli spettatori. Lo so, anche se solo il Cittadella, però voglio dire, in questo momento la dimensione è questa, dobbiamo venirne fuori tutti insieme già da sabato. Disertare lo stadio vuol dire abbandonarli ancora più i giocatori, purtroppo, perché non è non andando allo stadio che si contesta la società, ma ne risente la società intera, nel senso i giocatori e noi tifosi. Una domanda all'imprenditore Massimo Guerini, cioè, tra l'altro posso anche dirlo, sei entrato nella classifica dei primi 100 torinesi nell'anno 2010. Non ho pagato per questo. Complimenti, sei uno dei primi 100. Non è un traguardo da poco. L'onore mio è stato che nella stessa pagina c'ero io e c'era Rolando. È una bella c'era cosa. Bianchi, quindi per amore del cielo. Tra l'altro la motivazione è comunque vulcano di progetti in continua ebollizione. E sul tuo blog. Sono bollito. Andate sul blog www.massimoguerini.com perché c'è di tutto, perché Massimo veramente conduce delle Grazie. Lotte importanti, eccetera. Ecco, io te l'ho fatta l'altra volta la domanda, ma l'imprenditoria torinese o piemontese, Del Toro se ne è sempre infischiata, parliamoci chiaro. Ma io ti ho già risposto l'altra volta e ti rispondo di nuovo nello stesso modo, facendo tesoro rispetto a quello che hai detto tu la puntata precedente. È la Torino che ha fatto fallire il Torino, sono le banche torinesi che hanno fatto fallire il Torino. E c'è qualcuno che non ha mai voluto che ci fosse un secondo imprenditore a Torino. Tutti quelli che hanno provato. È la verità che io dico da sempre. Però c'è chi ha provato a fare un secondo giornale e gli hanno mandato la finanza a casa ed è fallito. Pazzesco. Non parliamo di chi ha provato a fare una seconda squadra. Quindi questo è sotto gli occhi di tutti. Direi che al di là di tutti questi punti che tu hai messo, c'è questo connubio di bianco-nero che, insomma, voglio dire, chi ha messo insieme i due colori è uno che non... Ho messo questa teatralità in campo stasera. Ma vedi, finché c'è la Torino bianca e la Torino nera sono separate, poi quando le metti insieme succede il disastro.